camminerò. Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Questo è il momento che conclude il campo scuola, la celebrazione della messa. Non c'è modo migliore che sederci accanto alla grande montagna e aspettare di attingere l'acqua che ci fa discendere, l'acqua pura, l'acqua trasparente, l'acqua potabile. Però noi sappiamo che delle volte abbiamo l'acqua inquinata e il peccato inquina la nostra vita. Chiediamo perdono e andiamo al depuratore, no? Ieri molti di voi sono venuti dal depuratore per confessarsi e ci siamo purificati. Ora chiediamo perdono a Dio perché la nostra acqua sia purificata e possa diventare un'acqua zabbillante, utile per dissetarci e per dissetare. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Alleluia, alleluia. Ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. La prima volta che io ho detto la messa in questo luogo eravamo molti, molti di meno. Mi ricordo che eravamo qui con i ragazzi del Noce, sapete che il Noce è una struttura che ospita giovani con problemi di tossicodipendenza. È chiaro che ogni volta che celebro l'Eucaristia qui per me è un momento importante e bello, prima di tutto perché la messa è sempre comunque così, ma ciò che è bello è che noi ora ci poniamo alla scuola della parola di Dio.
Il Vangelo di oggi ci dice che Marta e Maria, due sorelle, innanzitutto accolgono Gesù in casa e lo accolgono perché erano amici, lo accolgono perché erano le sorelle di Lazzaro. Betania, dove loro abitavano, era un luogo abituale per Gesù di soffermarsi e condividere la gioia e l'intimità di quella famiglia. Già questo è bello. Gesù in cerca di amicizia, Gesù in cerca di accoglienza. Allora Gesù è perennemente pellegrino alle porte del nostro cuore. Gesù è perennemente pellegrino davanti a ciascuno di noi. Sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo ancora, il cuore dell'uomo ha una particolarità. La maniglia della porta sta solo dentro, fuori non c'è maniglia. Per cui nessuno può entrare nella nostra vita se noi non apriamo dall'interno. E Gesù fa lo stesso, è pellegrino, mendicante addirittura. Ogni volta che noi siamo capaci di accogliere Dio succede quello che è successo ad Abramo. Abramo ha accolto tre estranei, non li conosceva, però hanno impastato la farina, hanno dato da mangiare, alla fine la sorpresa era Dio nascosto in questi tre personaggi misteriosi che gli dice a Sara: tu l'anno prossimo, quando io passerò di qua, avrai un figlio. Quando noi accogliamo Dio si vincono tutte le sterilità e le paralisi della nostra vita. Non c'è più paralisi, non c'è più sterilità, c'è prolificità, c'è gioia, c'è vita. Ma Dio non lo si accoglie solo davanti al tabernacolo, nella comunione. Dio lo si accoglie nel fratello, nell'altro, nel quale Dio si nasconde. Soprattutto in chi ha più bisogno, allora noi troveremo Dio. Noi abbiamo perso la capacità dell'ospitalità, l'ho detto Papa Francesco a Lampedusa in quella bellissima omelia, quando ha detto che noi viviamo la globalizzazione dell'indifferenza addirittura, o Giovanni Paolo II disse: quando noi non accogliamo un fratello, noi siamo fratricidi. Noi del sud siamo popolazioni più calorose, più affettuose rispetto a quelle del nord, ma in Italia non si vive, non si sperimenta quella ospitalità che è tipica, sacra, dei paesi musulmani, per esempio, dei paesi medio orientali o di cultura diversa da quella occidentale. Per loro la ospitalità è sacra. Nell'ospite c'è un dono, non una scocciatura. Io ricordo, feci questa esperienza, andavo spesso a Mostar, sapete, la Bosnia-Herzegovina, la guerra. Ospitavamo in parrocchia alcuni bambini provenienti proprio dai campi profughi di Mostar della guerra, quindi provenienti da Knin, da Sarajevo, questi paesi, e li portavamo ospiti in parrocchia presso le famiglie e poi io li riportavo. Quando li riportavo le mamme venivano a chiamarci perché volevano ospitarci in casa e io accettavo di andare in casa di qualcuno, ci mettevano a tavola, era tempo di guerra, carne e altre cose, ma raggranellate con quanti sacrifici, ma non lo sapevamo, lo percepivamo. Però notavo una cosa, che noi ospiti stavamo a tavola con gli uomini, le donne e i bambini non c'erano. Si dice, ma perché i bambini e le donne non ci sono? Poi qualcuno mi ha detto, le donne e i bambini mangeranno se avanzerà qualcosa, perché all'ospite non bisogna far mancare. Voi immaginate se io ho ancora mangiato dopo che mi hanno detto questo. Anzi, forzando pure un pochettino la loro cultura, ho chiesto e ottenuto che si mettessero a tavola anche gli altri, dico con tutto il rispetto, primo pensiero. Il secondo e ultimo pensiero, Gesù è la grande montagna. Marta e Maria, una si mette ai piedi della grande montagna e una è indaffarata a costruire il pozzo. Ma Maria ha scelto la parte migliore, cioè si è messa ai piedi della grande montagna, sta attingendo l'acqua, tu stai ancora affannata a costruire il pozzo, è più importante bere l'acqua e poi costruirai il pozzo. Ecco come noi dobbiamo agire nella nostra vita. Molte volte siamo più presi e distratti da mille altre occupazioni che dall'essenziale che ci sfugge di mano. Quell'acqua che scende, se non la prendo non la ritrovo più perché va oltre. Come quel salmo che dice: beato l'uomo che confida nel Signore, come albero piantato lungo corsi d'acqua,
le sue foglie non intristiscono mai e porta sempre frutto. Questo dobbiamo cercare di fare nella nostra vita, metterci ai piedi della montagna. Sapete, chi non può sedere a tavola, molte volte spera anche nelle briciole che cadono dalla tavola, e anche quello può in qualche modo sfamare. Ecco, Dio non ci vuole dare le briciole, Dio non ci vuole dare i sorsi d'acqua, Dio ci vuole dare la sorgente. Questo è meraviglioso, questo è unico. Allora, voi genitori, sappiate indirizzare i vostri figli alla fonte di acqua pura. Non dissetiamoci alla prima pozzanghera che troviamo per strada. È pozzanghera, non è acqua pura. Andiamo alla sorgente, forse la pozzanghera la troviamo a portata di mano, ma lì ci passano tutti e l'hanno sporcata. Allora sappiate collaborare con le vostre parrocchie. So, lo abbiamo messo in evidenza, non tutti siete della nostra comunità parrocchiale di San Timoteo, ma questo non importa. Abbiamo viaggiato insieme ora e ci divideremo perché andrete a vivere nelle altre comunità parrocchiali. L'importante è che ci andate, l'importante è che partecipate, l'importante è che anche voi genitori pensiate e vi interrogate. Ma posso essere pure io fondana? Posso prendere in subappalto pure io la gestione idrica di questa parrocchia? C'è posto per tutti. Tiratevi fuori, uscite, provate, andiamo avanti, diamoci al Signore. Siamo tutti chiamati a essere bicchiere che disseta. Gesù, come dice nel Vangelo, anche se avrai dato un solo bicchiere di acqua fresca al tuo fratello, l'hai dato a me. Che bello, no? Allora diventiamo anche noi portatori di acqua. Sia lodato Gesù Cristo. Diamo spazio ora ai sentimenti di questi bambini che sono stati raccolti e coordinati in alcune preghiere che ora loro esprimeranno, e noi diciamo insieme: ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Ti ringraziamo Signore per averci donato Don Benito. Ti preghiamo con forza di esaudire il suo desiderio di essere sempre umile e stimare più buona e dissetante l'acqua degli altri pozzi che tu gli hai messo accanto. Per questo ti preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il dono di Don Luigi. Preghiamo intensamente per lui, per il suo futuro sacramento sacerdotale che riceverà, affinché usi questo tempo di preparazione per liberarsi delle cose inutili dal suo pozzo e conservi la sua acqua pura da donare a tutti coloro che incontra, preghiamo. Signore, fa che noi bambini, ricongiungendoci con i nostri genitori, siamo rabdomati per coloro che non hanno trovato la loro acqua, aiutandoli in tutti i modi, perché, come dice Don Benito, noi piccoli siamo i rabdomati degli adulti e gli adulti dei bambini, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il dono delle nostre famiglie. Fa che imparino a bere presso il pozzo della tua acqua pura e limpida per donarla a noi figli. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei catechisti, dei nostri ragazzi animatori, perché tu li custodisca sempre e accresci in loro la fede da attingere l'acqua nelle grandi montagne. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per la sorgente di acqua pura che mi hai donato in questa settimana, che io possa sempre conservarla limpida. Preghiamo. Dove troveremo tutto il pane? Dove troveremo tutto il pane?
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perciò che ognuno di noi presenta il tuo onore e giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo una sola voce la tua gloria. Santo, santo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore
In unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa Chiesa locale e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti qui presenti e delle nostre comunità, abbi oggi e sempre misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
whispering beside me above a dark ocean, casting out my fears like a poison potion. Shadow of a soldier, I'm looking for a keeper. I want a new adventure with the sentimental singer. Wooden hands, wooden feet, I'll never grow old, sitting here inside the window waiting to be sold. But when you came inside the store and held me in your arms, I came to life, I fell in love, you won me with your charms. Shadow of a soldier, I think I found a keeper. I'm on a new adventure with the sentimental seeker. Sentimental seeker. Sentimental seeker. Sentimental seeker. Sentimental seeker. Than the average woman, but I guess that it's not tough enough. 'Cause when you left me on the weekend, I was crumbling at the roots and the stem, like a flower dying in the garden. Now you're gonna have to strengthen up my little heart, find my own way, light my torch and sparkle my own spark. When I wake up in the morning, I feel very numb, but I'm gonna get through. I'm gonna tell myself every day, hey, get yourself up, get yourself up, get yourself out of bed. This is a new day, this is a new day, this is a new day today. Snapping your fingers, tapping your toes, you are humming a tune. You know, this is a new day, this is a new day.